Un po' letto. Un po' letto perché avrei dovuto comprare. Vabbè. Oh, e qui c'è la lente rossa. Bene. Ah, forse mi fa scendere da qua? Ah, ecco, vedi? Ah, la shortcut. Ah, vuoi vedere che ora spunto? No, eppure mi sembra dall'altro lato questo. Che potrebbe essere, però non credo. Oddio, salvataggio. Dottor Cork? Noah, sapevo che era solo questione di tempo, perché un potente giratore scoprisse la mia stanza segreta. What? Che è una stanza di cosa esattamente? Ammira, il mio vero laboratorio. Qui sperimento con nuove trottole e busso alle porte delle verità più profonde dei Beigoma. Attraverso un'attenta osservazione dei duelli, credo di aver fatto una scoperta. Proprio come ipotizzavo, c'è qualcosa in ciascuna trottola che reagisce alla volontà del giratore. Questo avrei potuto dirtelo io, Doc. C'è un potere indescrivibile contenuto in questo piccolo pezzo di legno. Proprio così. E ora è venuto il momento di verificare di persona le mie scoperte. Nora, come Nora? Noah, sei il più grande giratore del mondo. Se devo ottenere i più grandi segreti del Beigoma, può essere solo con uno spargimento metaforico di sangue con te. Ah, oddio. Facciamola finita, Doc. Sono altrettanto curioso quanto te sui segreti del Beigoma. Molto bene. Allora ti sfido con la mia partner. Minchia, avrà dei Beyblade fortissimi. Non lo batterò mai. Sfidami con qualsiasi trottola desideri. Non sarei mai all'altezza di me e Pace Turbinante. Preparati alla battaglia. Battle Starter! Porco Giuda! Forza dell'infinito. Ma che cazzo di Beyblade sono? Madonna, è nettamente più forte di me in qualsiasi salsa. Allora, questo è più forte in attacco, però. Madonna mia. Cioè, difesa praticamente ce l'ha tutta. Vabbè, proviamo. Ma non lo batterò mai. Ovviamente qua devo andare a prendere i Beyblade più forti della vita. Madonna, non gli devo un sacco. Perché? Madonna mia. Cioè, metà vita gli ho tolto a stento. Ho tolto metà vita a stento. Oddio! L'ho battuta! Non ci credo! Dai che se ci riesco a battere anche con questo si può fare forse! Ah! Bello! Dai che così possiamo prendere un minimo vantaggio. Ah. Oddio, oddio, oddio.
Dai, dai. Ah, no, mi sa che perdo però. Merda, merda. Oddio. Dai, dai. Sì. Non ci credo, l'ho battuto. L'ho battuto a prima botta. Non ci credo. Che culo. Santo cielo. Santo cielo davvero. L'hai sentito? Abbiamo appena visto di sfuggita il vero volto dei Begoma. Mi sono venuti i brividi, dottore. Con ogni giro della trottola ammiravamo l'universo, a sua volta ammiravamo noi stessi. Il Begoma è la vita stessa. Sì, la radianza della trottola è la radianza della vita. Eppure abbiamo solo scalfito la superficie nuova. Sì, Doc, sì con la S maiuscola. Mi ha dato forza dell'infinito. Top. Toppissimo. Toppissimo, mi ha dato... Madonna mia. Guarda che bellezza. Oh, godo. Ovviamente salviamo. Che sono riuscito a batterlo, non so come, ma va bene così. E andiamo avanti. Ah, che bello che l'ho battuto a prima botta. Avevo paura di dover ritornare poi qua con i Begoma, diciamo, forti, rifare tutta la strada. Invece, volendo, lo posso risfidare anche, penso, al castello. Ah, ecco dove sono spuntato. Ah, esattamente qua dovevo spuntare io. Ottimo. Perché ora qui c'era il cancello rosso. Dov'era però? Era quello in basso, se non sbaglio. Ah no, qua. Questo qua. E qua ci sarà un altro forziere. Con un altro equipaggiamento sacro, penso. Elmo pesante sacro. Esatto. Questa è la magia terra. E dov'è l'elmo sacro? Ah, eccolo. Elmo pesante sacro. E vabbè, lo diamo a lui. Anche se, ripeto, questi equipaggiamenti sarebbero dovuti andare a Reina, ma... Diciamo che visto che stiamo giocando con il team romantico, tra virgolette, per questa run conclusiva che stiamo registrando anche per YouTube... Stiamo utilizzando un team che caratterizza fondamentalmente la serie di Eiyuden, con i protagonisti del primo insieme ai protagonisti del secondo. Così, per chi non lo sapesse, adesso lo sa. E rendiamo il tutto più romantico. Poi, ovviamente... Rifarò questa parte con un team molto più forte e farò la differenza, cercherò di fare la differenza anche di turni per quanto riguarda il battere i boss con un team, diciamo, forte e un team scarso. Allora, qui risalviamo di nuovo. E poi possiamo finalmente aprire con le due lenti rosse e blu. E quindi ci siamo. Ora andiamo ad affrontare quel tiranno. Sempre che riesca a ignorare quella sua faccia da smorfioso. Sarà meglio assicurarsi di essere pronti. Chissà cosa ci attende. Sono d'accordo. Ma noi siamo abbastanza pronti, direi. Siamo veramente agli sgoccioli di Eiyuden. Let's go. Boss finale. E lacrime virili. Aia. Cos'era quello? Cosa ha appena ululato? Sembra che il duca abbia un animaletto dispettoso. Non importa. Arriveremo comunque a lui.
E per fortuna ci siamo quasi. Anche se effettivamente potrebbe essere che il boss è praticamente l'animale questo, e poi alla fine il duca lo affrontiamo a duello. Potrebbe anche concludersi così, con una boss fight, con la boss fight finale. Ecco, questa ce l'ha proprio l'ambientazione da boss fight finale. E poi il duello con Aldric. Il duello finale con Aldric. Uno contro uno. Eccolo. Aldric! Aldric! Ovviamente sei tu. Chi poteva immaginare che un moccioso qualsiasi avrebbe fatto deragliare i miei piani? Due mocciosi, Aldric. Avevo promesso che un giorno avrei cancellato quel sorrisetto trionfante dal tuo volto. E finalmente quel giorno è arrivato. La contessa Groom. Oggi riporteremo l'impero sulla strada giusta, cominciando dalla tua morte. I segreti delle rovine e delle lenti runiche non sono fatti per essere condivisi incautamente col mondo. Come loro difensore è mio dovere ucciderti. Addirittura ucciderti, cioè proprio qua parlano di uccidere. Non imprigionare, consegnare alla giustizia, proprio uccidere. Che sciocchezze. Perché il potere delle renti runiche deve essere legato a una magia che solo una manciata di persone è in grado di usare, e a volte anche in modo incerto? Dobbiamo creare una tecnologia che tutti possano usare, è l'unico modo per far progredire l'umanità. E non è un'idea sbagliata in realtà, devo dire che... Come potete voi sciocchi essere così egoisti da continuare a pretendere che una tecnologia simile resti nascosta in delle vecchie rovine polverose? Non permetterò che degli insetti cerebrolesi come voi mi intralcino. Non succederà. Oh. Aia. E quando mai avresti fatto qualcosa per l'umanità? Tutte le tue azioni sono sempre state al fine di ottenere potere per te stesso. Le vite degli abitanti di Yaelu erano nelle tue mani e le barattate per il tuo guadagno personale. Tutti i tuoi discorsi sulla umanità sono una bugia. Non te ne importa niente, non sei altro che un mostro di avidità. Se solo capissi quando è il momento di arrenderti, Aldric, ma non l'hai fatto in passato e non lo farai nemmeno ora. Nessuno creda una parola di ciò che dici. Senza contare che odio quella cosa che chiami barba. Una bugia, dici? Come può una persona sana di mente considerare un potere così immenso una bugia? Dimostrami che sbaglio. Drago bianco, occhi blu. Oddio. Ma l'ha evocato lui? Cosa sta succedendo? Che diamine? Oh oh. Che Bahamut? Cioè, ha evocato Bahamut. Ah, questo era il drago che c'era... Sì. Era il drago che c'era nella battaglia campale, che poi è stato sconfitto dal Dendriarca. Del ponte. E Aldric è dall'altro lato. Aia. Quindi sei tu lui. Sei tu. Oh, brava Periel che si è attivata. Quindi sei tu il... Sei tu il boss finale. E mi sa che la host... Intanto ti leviamo subito l'armatura. Sentite l'host. Hey!
Aia. Ah, ok, pensavo peggio. Però attacca una volta sola, quindi non è male. È buono il fatto che attacchi una volta sola. Così non può fare. Non può fare sciocchezze. Qui devo fare doppia cura, mi sa, perché sennò non ci arrivo. Se attaccava, allora, se avessi attaccato due volte potevo sfruttare anche la barriera della terra, ma non c'è bisogno. Prigioniero sacrificato. Oh no. L'ha catturato. Espediente, alleato intrappolato. In questa battaglia puoi usare un espediente. Puoi liberare gli alleati spezzando la gabbia. Ah, ok. Quindi mi basta semplicemente attaccare e spezzare la gabbia. Ah, però forse la devo attaccare più volte. Forse ha gli HP quella barriera, vero? Infatti. Immaginavo. Pensavo di poter effettivamente. Vabbè. Colpo magico. Minchia. Oddio. Si è baffato? Ok, agli HP. Ah no. Agli HP gialli. Allora, tu cura CJ. Tu invece, visto che lui si è potenziato, quanti ne abbiamo di questo? Ne abbiamo due. Va bene, ne usiamo uno. E ancora non si è liberato. Okay, così ci ripariamo. Godo. Ah, lui si recupera gli HP da lui. Ah, agicaputo. Vabbè, ha gli HP gialli, dai, ormai è morto. Meteora della rovina. Oh oh, meno male che ho messo la difesa. Crashiamo! Ah vabbè dai, non mi ha tolto un granché. Pensavo peggio. Però perfect timing, morto. Easy. Perfect timing con la difesa. Madonna, mi ha dato solo 30 esperienza il boss. Ma era questo un boss finale? O c'è una seconda fase? No, dai, c'è una seconda fase. Minchia. Sì. Sì. Mi sa che c'è. Eccolo. Madonna mia. Questo è il vero boss finale. Madonna mia. Ecco, questo è il vero boss finale. Questo è il vero boss finale.
Speriamo bene. Mica che resistenza. Incendi dell'apocalisse. Partiamo malissimo. Partiamo malissimo. Madonna mia. Stoppato nuovo, poverino. Perché giustamente. È la pupazza. La pupazza della pupazza. Scudo dell'abnegazione. Si è messo l'armatura? Sì, però vabbè, si è messo l'armatura C, quindi non è che sia un granché. Però vedi, si è rimesso di nuovo le cose rosse, quindi fa di nuovo l'attacco dell'apocalisse. E noi facciamo una bella difesa. No, aspetta però, perché attacca dopo. Ah no, lei attacca prima, ok. Sì, mi ero un attimo spaventato. No, ma si è messa dietro. Minchia, sono una palla. Allora avevo visto giusto. Avevo visto giusto allora che si metteva dietro. Minchia, meteora della rovina. Pam. Nova morto, ovviamente. Ecco, è la protezione ora che non mi serve più a niente. Ora lei gli sono finiti anche gli MP praticamente. Leviamo l'armatura. Respiro della vitalità. Minchia, si è curato di 4%. Un'altra volta verde, quindi un'altra volta respiro della vitalità. Stordito? Si può stordire? Ah, attenzione! Questo cambia tutto. Allora devo tentare lo stun. Devo assolutamente tentare lo stun. Oh, oddio, gli HP rossi. E se riusciamo a fare la combo degli eroi completa? Dai, lo eliminiamo con stile. Eiyuken!
Sì, grande. Che chiusura. Che chiusura. Proprio chiusura shonen questa. Chiusura shonen. Tipo con l'attacco combinato di tutti gli eroi che sconfiggono il boss finale. Abbiamo vinto. Ora dobbiamo soltanto occuparci di Aldric. E poi sarà tutto finito. Oh oh. Ah, ecco, vedi? L'ho detto. E c'è il duello finale. State tutti bene? Non preoccuparti per noi, concentrati sull'obiettivo, Noah. Il duello finale. Sto arrivando, Aldric. Eh sì. Duello finale. Io contro Aldric. Però bisogna vedere se sarà un duello di quello particolare o il duello proprio uno contro uno. Ecco, facciamo roleplay. Andiamoci piano piano. L'abbiamo distrutto, Aldric. Volevi una prova? Eccotela. Lo vedi, ragazzo? Vedi come luccica? C'è forse qualcosa di più bello al mondo? Quando ero piccolo mi raccontarono una fiaba che parlava di come un tempo le lenti runiche potessero essere brandite da chiunque. Il pensiero mi fece esplodere il cuore di gioia. Ma mi riempì anche di invidia, perché questo privilegio è a loro e non a me. Ero egoista a pensarla così? Forse, ma ormai non ha più importanza. Tuttavia, Noah, ho scelto questo sentiero e non tornerò indietro. Dopo una certa età è difficile cambiare le proprie convinzioni. Ah, perciò affrontami se hai coraggio. Facciamola finita. Mi sa che è duello. Ah, ce l'ho come il coraggio. Porrò fine a questa storia, Aldric. Con quale potere? Mostramelo. Ecco qua, vedi? Guarda lui come si difende. Patetico. I miei piani per questo mondo non verranno ostacolati. Qual è il tuo problema? Perché devi intralciarmi sempre? Se ancora non lo sai ora, che sei completamente solo, allora non lo saprai mai. Non sei nessuno, sei una nullità. Non mi ostacolerai. Ah, tutti e due contrattacco hanno fatto. Sto arrivando. Vedi, io devo seguire le parole, devo seguire i testi. Non sei nessuno, sei una nullità. Non mi ostacolerai. Anch'io ho scelto il mio sentiero e lo percorrerò fino alla fine. Bellissima, le animazioni anche fatte in pixel 2D così sono incredibili comunque. Non sei abbastanza forte per farlo, ragazzo. Ammirate il potere puro e assoluto della lente grezza. Sei! Ora c'è lui?
Oddio, si intervallano. Sei qui per sfidarmi di nuovo, piccolo Kensling? Oggi sarà la tua fine. Hai tradito il tuo impero. Sei stato tu a farlo quando hai infangato il buon nome di Galdea. Aia. Nulla di ciò che direi cambierà il fatto che hai le mani sporche di sangue e tutto ciò perché hai desiderato il potere dell'enti. Sono stanco delle tue prediche. Esatto. Qui c'è il counter. Solo i deboli si aggrappano ai sentimenti quando è presente un cammino migliore. Non volterò le spalle a ciò che so essere giusto. Tu non sai un bel niente. Sei un pliciotto d'un moccioso. Non mi ostacolerai. Non volterò le spalle a ciò che so essere giusto. Tu non sei un bel niente. E ora ci sarà anche Marisa. Da solo non penso che potrei farcela contro l'immenso potere delle Enchirurghe. Diciamo, tu non sei solo. Ma non sono solo. E insieme siamo più potenti di te. Oddio, c'è l'audio però in desync? Sta parte c'è l'audio in desync? C'è l'audio in desync? Il potere delle lenti unico e equivalente a quello del mondo stesso. Cosa ti fa credere di poterlo sorpassare? Il mondo desidera seguire il mio sentiero perché quello è il corso naturale delle cose. Comunque lui è proprio Luca Blight. Cioè proprio le vibes di Luca Blight sono incredibili. Eccola là, Marisa. Smettila di mentire a te stesso. Ecco, ora si è risistemato. Le lenti avrebbero potuto essere il vostro dono all'umanità. E invece lo avete tenuto nascosto. Questo è anche il mio mondo. Vedi, non lo so, è fatta un po' malino questa parte. O è perché si è buggato a me e non ho bisogno di sentirmi dire cos'è meglio per lui. O mi si è buggato a me, oppure è proprio un difetto di fabbricazione, tra virgolette. Quante vite hai spezzato per svegliare la lente grezza? È inammissibile. Era inevitabile. Se non l'avessi fatto io, l'avrebbe fatto qualcun altro. Bene, mi conta. Ma guardati, non vuoi nemmeno ammetterlo.
Le persone come te sono il peggio. L'umanità ha il diritto di brandire le lenti. Conquistare questa tecnologia è il nostro destino. Chi pensi di prendere in giro? Tu vuoi soltanto costruire armi. Tutti e due. Encounter. Un mezzo per raggiungere un fine. Oddio, l'umanità ha il diritto, però non ho letto. Non accetterò prediche da te, guardiana. Ok. Proprio non capisci, vero? L'umanità ha il diritto di brandire le lenti. Conquistare questa tecnologia è il nostro destino. Questa cos'era? Attacco. Non accetterò prediche da te, guardiano. Ecco qua, counter. Proprio non capisci, vero? Chi pensi di prendere in giro? Pensi che il mondo intero voglia quello che vuoi tu? Che voglia iniziare delle guerre per delle lenti e causare innumerevoli morti per sbloccare il loro potere? Nessuno vuole una cosa simile. Solo tu. E il tuo sentiero conduce al nulla. Fatta un po' malino questa parte, ma non vorrei che sia un difetto. Onore, onore, onore! Invoca ancora una volta la lente grezza. Cioè, hai i suoni in ritardo. Le immagini fatte, le animazioni belle, però le sequenze di immagini sembrano disturbate. Ah? Tutti e tre insieme. Madonna mia. Ecco. No! Sì! Sì! È qua. E qui concludiamo. Fattene una ragione, Noah. Non puoi sconfiggermi. E invece... riceverai la tua punizione da tutti coloro che vogliono porre fine alla tua tirannia. Proprio come me. No, no, mi serve più potere. Ascoltami, dammi la forza per prevalere. Nuova che sta volando.
Ma che si è ma che sta ancora di nuovo? Ma si è buggato. Ecco, ora tecnicamente dovrebbe. Cioè, hanno messo le animazioni in la lucentezza. Non portare via quella bellissima lucentezza. Madonna, non ci voglio credere che è finito. Mi stanno venendo le lacrime. Sperando che non si sia né bloccato né buggato, ma... Ti prego. Non adesso. No, ok. Otto. Ce l'abbiamo fatta. Oh. Sì. Certo che ce l'abbiamo fatta. E adesso? Il castello sta crollando. Ma davvero? Fuggiamo. No, è finito veramente. I titoli di coda. Che bello, mamma mia. I soldati che ora... Voi mostri avete ucciso il duca. Non c'è più bisogno di combattere. Ehi, Marisa, ci sei andata troppo vicino. C'era bisogno di me dopo tutto, eh? Ah, vuoi vedere che ora qua si vedono tutti i personaggi? Ora ti prego. Ecco, vedi, si è sbloccato da solo. Meno male, ok. Va bene, andiamo avanti piano piano. Andiamo avanti piano piano. Ora sto andando avanti di botto, velocissimo. Ah, ok. Andiamo avanti. Si è deciso. Senza musica. Che vabbè, qua magari gliela posso mettere io in post-produzione, non è un problema. Gliela metto... Ecco qua. Ora, altri dialoghi. Ce l'avete fatta, ragazzacci. Ottimo lavoro, incredibile. Ecco, con la pioggia di detriti che però... Ora qui, eccoci qua. Altra mezz'ora. Con la pioggia di detriti che gli sta cadendo. Ah no, ok. Id, ragazzi. Certo che siamo qui. Lasciare indietro degli eroi vittoriosi sarebbe come strapparsi via la pinna di dosso. Ecco. Grazie. Vi sgombereremo la strada. Arr, gli eroi tornano trionfanti. Ci siamo, miei cari. Andiamo avanti. Ce la facciamo, per favore. Ce la facciamo. Resiste. Sì, sì, infatti è... Ecco qua. Lottate, lottate, lottate. Da qui in poi filerà tutto liscio come l'olio. In nome di casa Sawad vi proteggeremo. Seguiteci, abbiamo una via di fuga. Sarebbe uno spreco morire qui. Io, il signore della morte, vi assicurerò che torniate a casa sani e salvi. Vai. E ora... Continuiamo, vi prego, veloci. Non fatemi restare qui altri tre quarti d'ora. Anche per... Ah, ecco. Mai temere, la giustizia vince sempre. Ecco qua. Ora qui troveremo altri personaggi. Il problema è che siccome li ho veramente reclutati tutti,
se li dovevo vedere tutti è un casino. Ehi, Ymir, prendi Sumire e scappate. Un momento, ma poi voi se la caveranno. Farò meglio a individuare una via di fuga. Niente paura, la sorellina Lian porterà Nova e gli altri a casa sani e salvi. Anche se la mia spada è rotta non passerete. Ascoltate, tenete duro finché il cugino non sarà al sicuro. E vabbè, oh, troppo veloci. Ecco, qua. Scusate l'attesa, gente. Nova. Ok, qua si sta per il momento. È tornato. Ehi, Nova, perché ci hai messo tanto? Ben fatto. Finalmente sei tornato, cavolo, e hai sconfitto Aldri. Sì, ed è stato grazie a tutti voi. Ecco il cugino Nova, non ho dubitato di te neanche per un momento. Dobbiamo sbrigarci, il castello non reggerà a lungo. Ok, sembra che adesso... Certo, senza musica di sottofondo è un po'... Non lasciate che quel verme della Lega scappi. Ah, questi tizi non finiscono più. Generale, di questo passo... Traditori, non avete alcun diritto di resistere. Mi è stato ordinato di difendere questo posto fino alla fine. Se volete combattere, non aspettatevi pietà. Ecco. Generale Goldwyn! Tu, sporco traditore! Tenente, sei vivo! Abbiamo preso tutta la nidata. Ah, ok. Aldrich è morto, la vittoria è nostra. Vediamo se lo si arrende. Correte, presto! Ecco qua. Dai, che ce la stiamo facendo, cioè proprio stiamo vivendo la fatica di uscire anche noi. Quindi siamo arrivati fin qui per rimanere bloccati. State tutti indietro. Ecco. Meno male che abbiamo un'ultima carica runica, eh? È per questo che bisogna sempre avere una riserva. Congratulazioni. Ecco, niente, ogni volta che deve cambiare lo scenario, c'è il dialogo che deve restare fermo per almeno 5 minuti. Effettivamente dovrei calcolare quanto tempo ci sta. Ah no, ok, meno male che stai bene. Qua è stato abbastanza veloce. Perché però un dialogo e l'altro. E vabbè, niente signori, questa è una cosa che soltanto qui potrete vedere, visto vi porto le cose che non vi aspettavate di trovare. Tutti i sopravvissuti hanno lasciato il castello, andiamocene di qui. Ok, quindi in teoria usciamo e dovrebbe finire questa sequenza orribile. Andiamo, ci stanno tutti aspettando. Sì, andiamo. Il castello sta per crollare, presto. È da tre quarti d'ora che sta per crollare questo castello. Ok. Ecco qua, il castello che crolla. Yoshitaka Murayama. Ah, buon'anima.
Ah, epilogo. Ecco, qua si sente. Forse fa vedere il destino di tutti i personaggi. Gar diventa il capo della sicurezza della guardia ristabilita. Tormenta i suoi assistenti. Questo è proprio Shuikoden. Ha fatto ritorno al dojo, ha intrapreso il via... Minchia, però sono veloci. Diventa aiutante di Periella e cerca di dissuaderla dal lavorare troppo, senza apparentemente successo, anche se brontola sempre felice. Sì. Questo è proprio stile Shuikoden, dove alla fine del gioco vi fanno vedere praticamente il destino di tutti quanti gli eroi che abbiamo reclutato nel gioco. Diventa capo della difesa della base su richiesta di nuovo e gestisce lavori per i cittadini. Tanto occuparsi della contea di Groom, tenendo sempre d'occhio i lord della camera. Parte per la battaglia in vari luoghi, ma spesso torna alla guardia per una pausa. Minchia, questi li devo leggere poi con calma dopo. Certo, qui a quest'ora, se io non avessi reclutato tutti i personaggi, si sarebbero viste praticamente le cose vuote, le facce vuote. Invece noi li abbiamo presi tutti i personaggi, quindi li vedremo tutti. Madonna, quanto era brutto su Shuikoden che vedevi praticamente le tavolozze con i punti interrogativi, senza sapere quale fosse il personaggio associato. Anche aprire un negozio di dolci. La sua visione degli umani sembra diversa dopo il tempo trascorso con Noah e gli altri. Ecco, qui sono ritornati al villaggio. Sono curioso di vedere il finale speciale, il finale segreto, cioè il true ending in realtà. Madonna, Sixin, la mia waifu pazzesca. La muscular waifu incredibile. Forte sostenitore dell'impero di Galdea, ha fatto ritorno nell'esercito imperiale e lavora per ristabilire la casa Kessling. E intendo sviluppare Silvi 2 per la pace. Quindi questi li devo leggere tutti. Lui che va alla tomba del fratello. C'è suo padre. E ha due gemelli. Ha salvato un cavallo e si è dichiarato un vigilante a cavallo. Ha rifiutato la nomina di braccio destro politico di Yume e si gode la vita allo studium. E continua con l'addestramento. Fatto ritorno dal paese da cui è fuggito, dopo aver dimostrato la sua innocenza, si unisce all'ordine dei cavalieri. Grande Reina. La nostra waifu corazzata.
Vabbè, qui sono tutte waifu comunque, cioè. Dice Marcus è sparito all'improvviso. Ha ripreso la sua avventura come ragazza magica. Eccola, Sailor Moon. Sembra non vado ancora d'accordo con Elektra. No. Non si sono messi insieme. Ero convinto che finalmente si fossero messi insieme con Eri e con cosa, con Elektra. Ecco. Gli ha portato i fiori e quella scappa. Ecco, loro sono i tre protagonisti del vecchio Eiyuden. O Eiyuden in questo caso. Eccoli, vedi che se ne vanno con la figlia, giustamente, il canguro, il cangurino. Questi sono invece quelli della Gilda. Larla, altra mezza waifu incredibile. Iris, super waifu pazzesca. La prof che tutti vorremmo. Innamorato di Runè, una schiava fanciulla che ricambia il suo, no, il suo amore. Quella che corre. Douglas è rimasto. Parte per cercare vendetta. Dopo che l'alleanza si è sciolta, sta cercando la sua nuova strada. Nel frattempo si è unita alla guardia appena rifondata. Svolazza allegramente tra le rovine runiche il villaggio di Kishiri. Attenzione. È questo il finale? No, vedi loro che tornano a casa. Ah, gli uccellini che avevamo visto all'inizio del gioco. Quelli blu. The end. Mamma mia, mi sto sentendo male.
Ora mi devo cercare tutte le cose extra del gioco, anche perché sono curioso di vedere qual era il finale normale. E forse lo includo poi appena... Probabilmente lo includo il finale normale, se c'è il finale normale, anche perché devo capire cosa cambia, perché ora devo capire che cosa cambia tra i 120 personaggi reclutati e invece quelli che non ho reclutato e chi non li ha reclutati tutti. O se c'è addirittura un bad ending come nel 5. Perché nel 5 c'è il bad ending se recluti meno di 60 personaggi, ovvero solo quelli obbligatori di trama praticamente. Poi c'è il finale normale che va dai 60 ai 107 praticamente. E invece poi c'è il perfect ending che è con tutte 108 le stelle del destino. Quindi bisogna vedere se qua c'era anche il bad ending o comunque... Bisogna vedere, cioè dovrò controllare, dovrò vedere sta cosa. Questa è la host delle battaglie, tra l'altro. Che bello, è stato veramente bello con questo gioco. Mi sono veramente divertito. Ho fatto veramente un salto nel tempo di 20 anni praticamente. Di 20 anni fa ovviamente. Bello, bello veramente. E la cosa che mi fa rabbia è che possibilmente lo giocheranno in pochissimi o comunque... Specialmente in Italia, pochissimi. C'è la boss fight. Anzi no, questa è l'altra battaglia dell'altro continente. Ovviamente appena avrò modo di... Perché ora l'ho giocato su Game Pass, ma sicuramente appena avrò modo di recuperarlo, sicuramente lo prenderò. E oddio, se lo trovassi fisico per PlayStation 5, quasi quasi lo prendo per PlayStation 5 fisico e me lo tengo a casa, in modo tale che poi lo possa rigiocare magari in futuro e ricompletarmelo di nuovo da capo. Così ce l'ho poi anche su PlayStation, perché tanto su Game Pass lo leveranno prima o poi, quindi. È vero che lo potrei ricomprare su Game Pass tramite gli sconti Game Pass, ma a sto punto se lo devo comprare me lo compro fisico. A questo punto me lo comprerò fisico. Lorenzo Martone. Dove è Italia? Non c'è... Ah, vabbè, Italia, Europa magari.
Bello, sono triste da un lato. Sono felice, ma sono anche triste da un lato. Yoshitaka Murayama. E ora c'è... Ah, qui posso aumentare la velocità di scorrimento. Baker Heroes. Che vuol dire Baker Heroes? Quelli che hanno completato il gioco? Sono tutti quelli che hanno completato il gioco? Non credo, non penso. Cioè, migliaia di giocatori saremmo. Chissà se il mio nome viene evidenziato, c'è modo di poterlo evidenziare. C'era scritto di poter andare più veloce o più lentamente, ma no, non va più veloce o più lentamente lo scorrimento. Devo tenerlo premuto? No, non me lo fa andare più veloce. No, oddio, tu... Ah, forse sono i tester? No, ma non credo. O quelli che hanno aiutato con le traduzioni? Però potrebbero essere. Ma no, ma non ci sono tutte ste lingue nel gioco, non può essere. Già, Bahamas uno solo. Barbados uno solo. No, madonna, ma sono tutti gli stati in ordine alfabetico? Che non finiamo più. Ah, ecco, posso mettere qua velocità di scorrimento, ecco qua. Intanto non ho capito. No, questa qua non l'ho capito effettivamente cos'è. Ma voglio andare in Italia, vediamo in Italia cosa c'è scritto. FG H I. Italy. Oddio, sono nick. Alcuni sono nick. Sembrano veramente nick di persone che hanno aiutato. Probabilmente con le traduzioni. Japan. Lolololololololo. Chi mi chiede? Ah, ecco, vedi, ora me lo fa fare.
Ah, è così. Madonna mia. Giappone che spacchio è? Sono malati. Sì, effettivamente quest'ultima parte non ho capito se questi sono tipo aiutanti, traduttori o non... Boh, beta tester mi sembra un po' difficile. Sono un po' troppi. Madonna mia. Cos'era la Cina questo? Cos'è? No. Madonna, te lo immagini a scorrere tutta sta lista in velocità normale? Potevo lasciare il PC acceso. Ma i bakers loro però che cosa intendono come bakers? Bisogna capire loro che cosa intendono come bakers. Madonna mia, da che casino. Potrebbe effettivamente essere. Perché giustamente il gioco è nato tramite campagna crowdfunding. Quindi sì, effettivamente è vero. Non ci avevo pensato a sta roba. È vero, perché il gioco è nato tramite crowdfunding. Quindi sì, sono proprio gli sponsor. È vero, non mi era venuto in mente sta roba. Madonna mia, quanti sono? E li hanno messi praticamente per ordine di regione, cioè di stato in quel caso. E qua invece probabilmente ci sono tutti quelli anonimi, cioè quelli che hanno contribuito però senza mettere magari nomi o cose. Si può salvare i dati ripristinati? Sì.